Nella terza domenica di Quaresima troviamo Gesù che chiede acqua ad una donna samaritana. Per quel tempo, persona impura e senza tanto valore. Questa donna non ha nome. Quindi ancora una volta Gesù si rivolge ad ognuno di noi, ci dà valore e ci chiede di metterci in gioco. Questa richiesta, apparentemente semplice, racchiude una grande importanza. L'acqua ha un valore inestimabile per la vita e qui lo sappiamo bene, visto che c'è un'alta incidenza di malattie dovute proprio alla contaminazione dell'acqua. Questo gesto semplice ma essenziale apre un mondo nuovo alla samaritana e anche a noi quindi, perché Gesù le offre acqua viva, ovvero la possibilità di credere in Lui, di affidarsi, di non dover cercare altro e di essere sorgente per altre persone. La risposta della donna è molto pratica ed è tipica di chi vive davvero nelle difficoltà. Certo, voglio quest'acqua per non avere più sete e per non dover faticare per venire al pozzo. Forse non era quello che Gesù si aspettava. Forse anche noi ci impegniamo e facciamo tanti piani perché le cose siano come vorremmo, ma non sempre così. Seminiamo e i frutti arriveranno, però non si conoscono tempi e modi. Di fatto, poi la donna sceglie di restare e incontrare Gesù. È solo dopo che Gesù le parla della sua vita personale, solo dopo averlo fatto entrare nella sua vita, crede, lo riconosce e corre per annunciarlo. Gesù dà voce ai deboli e questa voce non solo converte, ma apre all'incontro con lui. La donna vediamo anche che in questo brano presenta i suoi cinque mariti in un certo senso, che un po' significherebbero anche le cinque divinità che il popolo della Samaria adorava oltre al Dio di Gerusalemme. Allora mi viene in mente a quante divinità anche noi abbiamo, a quante nuove divinità e che idea sbagliata a volte abbiamo anche di Dio e lo creiamo come una divinità da come se fosse una divinità da idolatrare, no? E invece la donna che poi parla di un Dio, in questo incontro Gesù si presenta come un padre, non parla di un Dio, ma dice vi presento un padre. E un padre perché sia padre ha solamente bisogno dei suoi figli, che siano tra di loro fratelli, che si amino. E allora mi viene in mente qui in missione la storia di molte famiglie che seguiamo attraverso i nostri progetti. E mi vengono in mente le situazioni di violenza e di sofferenza che vivono le mamme e le sorelle in quelle famiglie. E mi viene in mente anche le paure che hanno perché i figli appena adolescenti possono entrare nelle bande a vendere droga. E allora credo che non sia solo importante l'incontro, lo stare, ma è importante vivere come Gesù si è seduto su quel pozzo, noi ci dobbiamo sedere sulla loro vita, stare con loro e entrare in relazione con loro, spingerli quando è ora di spingerli e magari anche frenarli quando è ora di frenarli, cioè far parte della loro famiglia affinché loro si sentano comunità, comunità nei nostri progetti, anche quando la Chiesa, che qui è tradizionalista, un po' li spinge fuori, li tratta come impuri, no? Allora mi vengono in mente anche le donne del campo, le ragazze soprattutto del progetto di Escuela para Todos, che nonostante vivano in situazioni di isolamento, adesso con le grandi piogge in capanne, e vivono del poco pescato che riescono appunto a guadagnarsi durante il giorno o al riso che vendono a un prezzo bassissimo a causa di un'economia che schiaccia. Allora mi vengono in mente loro quando dicono: sai, manca il catechista, non è potuto venire, non è venuto il formatore. Allora la ragazzina adolescente si alza e dice: lo faccio io. Loro sono i ragazzi della mia comunità. Questa è la mia comunità. È giusto che io li educhi, è giusto che io entri a vivere, entri a fare qualcosa per la mia comunità. Allora mi vengono in mente queste donne, anche coraggiose, che sanno sempre lottare. E mi viene in mente le samaritane anche che noi abbiamo a casa e la situazione della donna che c'è a casa nostra in Italia che non è paritetica a quella dell'uomo, o per violenza o per qualsiasi altra cosa, no? Allora spero che in questo
tempo di Quaresima, anche noi a casa ci promettiamo di essere samaritana di tutti e di portare quest'acqua viva a tutte, di poter non giudicare le donne anche nella semplice maniera di parlare, di fare un'ecologia veramente integrale e di poter non solo rispettare, ma dare quello che è giusto diritto alle persone che sono distanti, ai poveri, alle persone che noi non trattiamo bene, alle persone che noi non consideriamo come parte principale della nostra vita, a partire proprio dalle donne, che sono invece il motore delle nostre famiglie, delle nostre case, il motore del lavoro. Ecco, allora che sia una Quaresima di incontro con queste persone. Beh, in missione come a casa si incontrano tante persone, appunto, tante situazioni che ti mettono in discussione. Il punto è lasciarsi scuotere e trasformare. Cosa avrà voluto dirmi davvero? Ho fatto veramente il suo bene? Ho rispettato e dato valore a questa persona? In questa terra a volte siamo noi a portare acqua e a volte siamo noi a essere dissetati dalle persone che incontriamo. E questo è il bello di camminare insieme. Tornare alle cose essenziali per aprirci a un nuovo mondo di nuove prospettive e di scelte consapevoli.